Prestigiacomo. Zoggia. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 29.301 Mannino. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione. Bonafede, onorevole Bonafede, prego. Grazie Presidente. Il DDL sulle intercettazioni non ha nulla a che fare con la tutela della riservatezza personale. Vogliono limitare pesantemente la libertà di informazione a tutela degli interessi dei potenti. Noi diciamo no alla legge bavaglio, perché la democrazia non vuole censure. Difendiamo la libertà di informazione e la sicurezza dei cittadini. Queste non sono parole mie, Presidente. Queste sono parole del Partito Democratico. Che venivano scritte e diffuse tramite questa locandina che mostro al Partito Democratico, semmai la memoria fosse troppo corta, e la loro a quanto pare è cortissima. Onorevole Bonafede, adesso Sì, abbiamo capito. Presidente, era Dovrebbe scopo chiudere. Sì, illustrativo. era solo per Grazie. evitare Ora, che. Presidente, che differenza c'è? Perché la domanda sorge spontanea. Che differenza c'è tra ora e allora? Cosa è cambiato tra quando queste cose le portava avanti Berlusconi e adesso che le porta avanti il Partito Democratico? Io questa domanda me la sono fatta e mi sono dato anche qualche risposta. Che lui difendeva se stesso dalla giustizia. Voi state difendendo tutta la casta dalla giustizia. Lui con l'editto bulgaro attaccava solo i giornalisti che lo ostacolavano. Voi state mettendo il bavaglio a tutta la stampa italiana e a tutti i giornalisti italiani. E mi chiedo, ma le persone che hanno portato avanti quelle battaglie, ma dove sono? Lo chiedo al collega Bersani, che è lì seduto e che spesso rivendica l'esistenza della ditta. Io gli chiedo, si alzi qui in piedi e rivendichi le battaglie di quella ditta, quella che portava avanti. E allora, Presidente, qui vengono dette tante fandonie. Noi qui stiamo difendendo non soltanto il diritto di informazione, ma il diritto alla democrazia, perché un cittadino non informato, un cittadino che non ha la possibilità di accedere a tutte le informazioni che gli fanno giudicare e valutare la classe politica, non dà poi un voto pienamente consapevole. Qui non stiamo parlando soltanto di informazione e sento tutti portare avanti cavilli e deviare il discorso dal suo punto centrale. Cosa c'entrano le offese? Qualcuno che denigra altri a mezzo stampa? C'è il reato di diffamazione. Chiunque viene diffamato può chiedere che lo Stato agisca contro chi ha diffamato, può chiedere il risarcimento dei danni per integrare la lesione dell'onore e della dignità che ne ha subito. Questo non c'entra con quello che state portando avanti. Sento dire del diritto alla privacy e qui, guardi, Presidente, si richiama esattamente la diversa concezione che noi abbiamo del parlamentare rispetto a quella che avete voi. Perché la privacy è se un giornalista viene a disturbarvi mentre portate i vostri figli a passeggio al parco. Non è la privacy, il giornalista, non c'è violazione di privacy nel giornalista che diffonde dialoghi che sono politicamente rilevanti e che riguardano la vostra figura politica, cioè voi mentre state lavorando per i cittadini. Voglio capire perché col Jobs Act è possibile che un datore controlli i propri dipendenti e con le intercettazioni non è possibile che i nostri datori controllino i loro dipendenti che sono seduti qui in Parlamento. Non chiediamo di accusare penalmente qualcuno. È ingiusto perché qui si dice che è per tutti. Io non vi ho sentito fare un solo esempio e non credo che ci siano cittadini che oggi vogliano che noi stiamo qui a lottare per questa legge.
ma io sono sicuro che è ingiusto che abbiate uno stipendio totalmente spropositato rispetto a qualsiasi stipendio dei cittadini. È ingiusto che vi sottraete agli arresti come avete fatto con Azzollini e che sottraete gli amici degli amici alla giustizia. Ma se accettate di avere una situazione di privilegio e l'avete accettato, allora dovete anche sobbarcarvi gli oneri, perché voi non potete giudicare voi stessi con un metro differente soltanto quando conviene a voi. Presidente, io non capisco come possa cambiare l'opinione di una persona, ormai col Presidente del Consiglio siamo abituati, ma l'anno scorso lui disse che la Cancellieri doveva dimettersi per un'intercettazione che non rilevava niente di penalmente rilevante, ma un contatto tra il Ministro della Giustizia di allora e la famiglia Ligresti. Perché ora la pensa diversamente? Presidente, ci sono coincidenze che andrebbero sottolineate. Grazie, il caso, finisco, il caso di Mafia Capitale, scoppiato all'inizio del dicembre 2014, 20 giorni dopo il governo sfornava questa ennesima porcata. Grazie, onorevole Bonafede. Scritta a parlare la Presidente della Commissione, Donatella Ferranti. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Credo che sia necessario un chiarimento, anche perché si tirano in ballo e si chiede conto anche di posizioni che sono state assunte nelle precedenti legislature. E faccio riferimento appunto alla scorsa legislatura, di cui l'onorevole Bonafede parla senza sapere, però la sottoscritta può parlare a fronte alta sapendo. E quindi quando si mescolano provvedimenti che non hanno nulla di comune o finalità che non hanno nulla di comune, allora questo poi sì che può creare una falsa o non adeguata informazione, perché noi anche in questo momento stiamo facendo informazione, perché questo è un dibattito pubblico. E allora si impone il chiarimento, perché il Partito Democratico e anche la sottoscritta, che nella scorsa legislatura era capogruppo in Commissione Giustizia, si è opposta a una riforma delle intercettazioni che limitasse l'uso delle intercettazioni.